Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 dicembre. Vediamo tutti quanti i temi della giornata fondamentali per capire che cosa succede e che cosa succederà in Italia. La cosa fondamentale è che c'è il solito trick e track sulla manovra finanziaria e da una parte Conte va in Europa, cioè mi sembra che sia libero a fare la foto centrale di Conte sotto il tacco della Merkel, perché è andato anche dalla Merkel a chiedere il permesso di cambiare la manovra. Questa è la tesi di Libero, ma la vera sostanza è che stiamo trattando con l'Europa esattamente, stiamo facendo quello che non si capisce perché 4-5 mesi fa non abbiamo fatto, cioè la trattativa per capire come fare questa manovra senza iniziare la procedura di infrazione. Devo dire che anche nel momento più forte dell'Italia, perché banalmente, questo io non riesco a leggerlo molto sui giornali, è anche il momento in cui invece Macron fa una manovra di sfondamento del deficit con delle misure del tutto assistenzialiste e fuori di senno. Allora, sulla manovra, quello che succede oggi è che ci sarebbe un po' di maretta tra Movimento 5 Stelle e Lega, e sai che novità, insomma la solita storia, in questo caso perché il Movimento 5 Stelle non digerirebbe bene la riduzione della platea di persone che potrebbero accedere al cosiddetto reddito di cittadinanza. Secondo me quello che avverrà alla fine è che loro diranno che hanno fatto sia quota 100 che piace alla Lega, sia il reddito di cittadinanza che piace al Movimento 5 Stelle, ma in realtà lo faranno per mesi ridotti e con criteri molto difficili per potervi accedere. Oggi Marro sul Corriere della Sera, ma anche su Repubblica, ci scrive e ci dice che saranno soltanto 300.000 quelli che potranno utilizzare la quota 100, ma mi sembrava più o meno quello che già sapevamo, non mi sembra una grande novità. E l'altra novità è che se ci sono 5.000 euro in banca, beh, non si può accedere ai sussidi. Bene, Giorgetti dice una cosa sacrosanta, però mi viene da dire, caro Giorgetti, dove eri fino a ieri quando tutti quanti noi dicevamo la stessa antica cosa, e cioè che il sussidio, cioè il reddito di cittadinanza, piace all'Italia che non ci piace? Questa è la battuta che fa ieri Giorgetti, è una battuta che ovviamente al Movimento 5 Stelle non piace affatto, ma è una battuta in cui c'è un mondo, e cioè dice Giorgetti a Ugg, Andrea, il mondo che dice... E Giorgetti è quello dell'incentivo al lavoro nero che arriverebbe con questo lavoro. Ma Giorgetti, insomma, oggi uno potrebbe dire: toc toc, ti sei svegliato oggi? Oggi si sono svegliati anche i pentastellati, che hanno capito che questa manovra sulla tasse ecologiche riguardo alla Panda, non la 1000, come dice il sottosegretario chi è la Castelli, ma la 900, beh, insomma, mettere una tassa su una Panda 900 è una roba da fuori di testa. E ci sarebbe un emendamento per modificare l'emendamento dei Grillozzi sulla ecotassa, e questo emendamento però non ha copertura, perché questi fenomeni dicono: facciamo un incentivo all'elettrica da 6.000 euro e lo recuperiamo tassando le macchine inquinanti. Secondo il Sole 24 Ore si ridurrà almeno della metà l'incentivo per le macchine ibride, e in questa maniera si alzerà il tetto di macchine esenti rispetto all'inquinamento che si producono. La sostanza è però che una piccola tassa eco la ritroveremo sicuramente se vogliamo avere gli incentivi. Questa secondo me è la sintesi. Ci sarà la tassa? Sì. Ciao Cristiana! Ci sarà la tassa? Sì. E per che cosa sarà finalizzata? Per spostare soldi dalle macchine inquinanti alle macchine ibride. Chi compra le macchine inquinanti, secondo voi? E chi compra le ibride? Guardate uno con la Tesla e guardate uno con una Panda, che non sarà più 900 ma sarà 1200. Se voi mettete sui due piatti le persone, capirete per quale motivo questi matti non fanno altro che trasferire risorse dalle persone più deboli alle persone più forti, dalle persone più povere alle persone più ricche. E nel frattempo tutto questo avviene, lo scrivo io oggi sul giornale, mentre gli stessi che mettono le tasse ecotasse non vogliono fare Terzo Valico e Alta Capacità Torino-Lione, dove viaggerebbero le merci sul treno invece che su gomma, cioè esattamente la stessa gomma che loro vogliono tassare per i poveracci che utilizzano la Panda in città. Insomma, dei geni. E Battisti, che c'era da scommettere ovviamente quando è stata data l'estradizione dal governo Bolsonaro, si è dato. E Nordio fa forse il pezzo più bello, come spesso oggi avviene, sul Messaggero, in cui mette
mette e parla di questo giustizialismo peloso, che non è questo garantismo, giustizialismo, questo garantismo peloso, e mette insieme la storia del povero Antonio Michelizzi, che è morto, il quarto morto della strage di Strasburgo, lo mette in relazione alla questione di Battisti. Dice: intanto si nota una cosa molto normale in giustizia, ma che è un abbrobrio, e cioè che in questo paese, in galera, riguardo a Battisti, si va prima delle sentenze e dopo le sentenze è molto difficile scontare le pene, nel senso che in Italia si utilizza la carcerazione preventiva come se fosse acqua, potabile, invece non lo è, dovrebbe essere l'eccezione. Ma l'altra cosa incredibile che dice giustamente Nordi, su cui non avevo pensato: l'attentatore di Strasburgo aveva commesso 27 reati, porca puttana, 27 reati, e il 28esimo l'ha portato a uccidere 4 persone, tra cui Antonio. Tra l'altro, quando vedi le foto degli italiani morti all'estero, ti viene veramente il groppo in gola, perché sono tutti ragazzi tra i 27 e i 32, 33 anni in questi ultimi attentati. Beh, insomma, e dice Nordio, ecco, questo genere di garantismo è un garantismo peloso e senza senso. Senza senso. E sulla questione del morto Antonio, io vi segnalo una straordinaria coincidenza, nel senso che è inattesa, tra Sallusti, che addirittura dedica un fondo ad Antonio, non è, nelle corde del giornale questo genere di questioni, e la Bonino, intervistata dal Corriere della Sera, perché Sallusti e la Bonino entrambe lo considerano un eroe. E perché lo considerano un eroe? Perché Antonio era un grande amante dell'Europa, della politica, di Strasburgo. Insomma, direi che questo forse è più un salto logico per il giornale di quanto lo sia per la Bonino, che certifica nella sua intervista come questo Antonio fosse anche un suo iscritto. Travaglio se la prende con Ferrara oggi, lo strillone del Movimento 5 Stelle se la prende con Ferrara, perché Ferrara ieri sul giornale avrebbe riabilitato Matteo, che non è quello Renzi che tanto amava Ferrara, ma Salvini, e dicendo che Ferrara sostanzialmente, quando sposa una causa, in genere quella causa perde. Devo dire la verità che il racconto che fa lo strillone del Movimento 5 Stelle di Ferrara, io non condivido nulla di quello che oggi scrive Ferrara, pur stimandolo e pur avendoci lavorato a lungo insieme. Beh, insomma, però, considerare Ferrara come un guitto del potere, come fa Travaglio, non solo è un'ingiustizia, è una bestialità, come spesso scrive Travaglio, che riduce l'intelligenza e la forza di Ferrara a una specie di macchietta che è ridicola, macchietta che mi sembra molto più essere Travaglio, che invece in questo è coerente, perché lui del Movimento 5 Stelle e della sua amicizia con il PD giustizialista ne ha fatto il suo mantra negli ultimi 20 anni senza cambiare linea. Il fatto di essere sempre stato così non me lo rende più simpatico. L'ultima cosa che vi voglio segnalare di politico è la storia che voi non potreste immaginare come politica, di questo rapper, trapper, musicista, chiamatelo come diavolo vi pare, che si chiama Anastasio. Anastasio ha vinto X Factor, l'avete visto, almeno una volta avrete visto X Factor, quello che fa così, per intendersi, dove c'è Fedez, la Maionchi, adesso non so chi c'era quest'anno. Qual è il problema di questo rapper? Che si è permesso di mettere un like a Casa Pound e un like da qualche parte a Salvini, ed è trattato dai giornali italiani, tranne quelli di centrodestra, mettiamola così, anche il giornale per esempio lo difende, che non è esattamente un giornale salviniano, con la spocchia di questi nostri giornalisti. Renato Franco prende questo qui e dice: il biglietto da visita nero di aver messo un like che i neofascisti di Casa Pound. Se il trapper, come Sfera e Basta, parla soltanto di vabbè, non neanche ve lo dico, perché magari c'è qualche ragazzino e qualcuno di voi dice che io dico troppo parolacce, e c'ha ragione. Se Renato Franco si sveglia perché quello mette un like a Casa Pound e lo trova come il biglietto nero, un biglietto da visita nero, beh, veramente a me questo Anastasio già mi sta simpatico, perché tutti a giudicare un ragazzo di 24 anni perché ha messo un like a Salvini. Tra l'altro, questo qua si giustifica con degli argomenti straordinari, ha detto: sono un libero pensatore, chi non ha messo un like a Salvini è una star di YouTube. Libero pensatore ironico, che magari sarà pure di sinistra, oppure è quella generazione, ha provato a scrivere l'assante ma non c'è riuscito su Repubblica, che dice: ma chi se ne frega, sull'accoglienza dice delle cose sacrosante questo giovane rapper Anastasio. Tanto, ecco, può mettere i like anche a Berlusconi, dice André. Ecco, pensa se l'avesse messo
a Berlusconi che cosa sarebbe successo, ma oggi Berlusconi è stato sostituito da Salvini e quindi questa roba qua è inaccettabile. Il motivo per il quale io la trovavo accettabile metterla da Berlusconi, trovo altrettanto accettabile metterla nei confronti di Salvini. E comunque oggi questo qui mi sembra che abbia più balle, non voglio dire palle, del 99% di questi ragazzi trapper, rapper, eccetera, che devono dire la cosa giusta al momento giusto, che è dire un botto di parolacce e raccontare soltanto la vita di questi spostati, diciamo, generazionalmente. Questo pure fra i cavoli suoi. Io l'ho trovata stupenda. Adesso mi riprometto di vedere meglio e sentire meglio la musica di questo qua. Magari farà schifo, ma comunque quello, la risposta e la difesa che lui ha dato sulla questione di aver messo un like a Casa Pound e un like a Salvini è da ragazzo davvero maturo. Viva lui! Abbasso Renato Franco! Ci vuole molto? No, però se leggete Renato Franco, guardatevi Renato Franco, uno che come, non so, Marzio Breda, non ha sbagliato mai la pettinatura del suo capello politicamente corretto negli ultimi 520 anni. Ultime due cose riguardano l'economia, una straordinaria la tira fuori Italia Oggi. Facebook, secondo una sentenza di Pordenone, il tribunale di Pordenone che si occupa della grande Facebook, ma fa bene, dice che Facebook non può chiudervi le vostre pagine senza un contraddittorio e senza alcun motivo. Sostanzialmente, ciao Rita, sostanzialmente quindi Facebook non ha più il diritto di oscurarvi come tanti di voi è successo senza chiedervi più o meno il permesso e senza averne una buona motivazione. Seconda notizia, Tim Vivendi, l'azionista più forte di Vivendi, ma che è andato sotto di Tim, ma che è andato sotto alla passata assemblea, chiede che siano revocati cinque amministratori della grande società di telecomunicazioni italiana, un tempo leader, oggi conta poco. Beh, e che cosa ci spiega, secondo me il pezzo migliore è come spesso avviene sulle telecomunicazioni. Comunicazione fatto da Federico De Rosa su Corriere della Sera. De Rosa ci spiega: questo è un modo per togliere più o meno le deleghe in prospettiva a Gubitosi e darle un pensate un po' voi alla novità delle telecomunicazioni. E chi è? Renato Franco? Marzio Breda? No, Franco Bernabé, ovviamente, che dovrà diventare, secondo le intenzioni di Vivendi, dei francesi di Vivendi, probabilmente il nuovo Dominus della Team. Direi che per oggi è tutto. Io vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it. Pordenone abito in Friuli Venezia Giulia. Per fortuna non ho Sky, non vedo questa schifezza. L'altro giorno c'era su tutti i canali. Mi chiedo dove sia il mediatore culturale che ha messo Firenze a ferro e fuoco quando per un accertamento. Nicola, ascoltato il vincitore di X Factor, non vale la pena. Vivendi ci mancava. Nicola, ciao carissimo, buona giornata Claudia e a tutti voi. Noi ci sentiamo domani con la zuppa di porro sul sito per tutte le altre aggiornamenti. Ciao.